Si fa sempre più drammatica la condizione causata dai numerosi incendi anche nel Teramano. In queste ultime settimane sono andati in fumo numerosi ettari di terreno con le fiamme che hanno lambito anche delle abitazioni. Ultimo in ordine di tempo, quello partito ieri verso le 16 nella frazione di Colle Minuccio a Teramo. L'incendio di sterpaglie e bosco che si è sviluppato nella zona ha tenuto mobilitati da ieri due squadre dei vigili del fuoco di Teramo e una squadra di volontari AIB. L'azione di spegnimento a terra è stata supportata da due Canadair per la giornata di ieri e uno per tutta la mattinata di oggi, coordinati da un DOS, direttore delle operazioni di spegnimento del comando dei vigili del fuoco di Teramo. Sotto il profilo degli incendi abbiamo avuto la settimana di Ferragosto che è stata forse qualcosa di incredibile, non sapevamo veramente più come far fronte alle incessanti telefonate che arrivavano e agli interventi che bisognava eseguire. Questa settimana qualcosa di un po' inferiore, è stata interessata la zona di Colle Minuccio, un incendio che è partito ieri pomeriggio, ma in una zona totalmente impervia, impossibile raggiungere con i mezzi terrestri e col personale, per cui c'era solamente bisogno di mezzi aerei. Abbiamo il vigile del fuoco, come al solito, non all'altezza della situazione, ma veramente bravissimi, sono stati a fare attività di messa in sicurezza degli immobili che venivano in qualche modo interessati dalla possibile propagazione degli incendi. E ieri sera sono stati due Canadair che hanno lavorato per pochissimi minuti perché era in arrivo l'imbrunirsi e i Canadair non hanno un volo strumentale, per cui sono andati via. Questa mattina già dalle 7 il Canadair è arrivato e sta facendo quelle attività di spegnimento necessarie che se avessimo potuto fare ieri sera probabilmente non avremmo avuto i danni maggiori che abbiamo avuto. Oltre alla preoccupazione dei concittadini della zona di Colle Minuccio, perché ovviamente stare in prossimità di un incendio, sentire i rumori della combustione durante la notte quando si azzerano tutti i rumori di fondo cittadini sicuramente non rappresenta una situazione di tranquillità. A questo si aggiunga pure che alcune abitazioni erano in legno, per cui c'è stata un'attività proprio di presidio vero e proprio dei beni e delle attrezzature di questi nostri concittadini, e questa mattina grazie all'intervento del Canadair diciamo che sicuramente riusciremo ad arrivare a conclusione di questo ulteriore problema che si è verificato nella nostra città.